Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video. Oggi video prodotti top. Qui si dice Prugna, che sta dormendo, ora ve la faccio vedere. Questa è Prugna, che ora inizierà a strusciarsi, perché quando dorme è particolarmente coccolosa, e sì, solo quando dorme. Bene, questo video prodotti top sarà diverso dal solito perché a quanto pare questa pallina non vuole scendere. Dopo questa digression, oggi video prodotti top, domani spero, credo, vi girerò e caricherò il video prodotti flop. Non sono tantissime cose perché sapete che è un po' che non compro cose nuove. Assolutamente fine mese. Ordine MAC e Sephora. Allora, io inizierei da Tarte. Benché io queste palette in passato ve le abbia già citate, però un po' non seguite tutti i video che faccio, un po' molte magari sono nuove, non hanno visto i video passati. Vi voglio riparlare di Tarte perché Tarte è approdata da Sephora. Allora, io la palette nuova che è appena uscita, ancora non l'ho presa. Credo che la prenderò, ma non ne sono certa, nel senso che non mi attira particolarmente, la prenderei per curiosità e collezionismo. È la classica palette banale vestita da palette originale, secondo me. Però appunto, io già ho delle palette di Tarte, palette che ad oggi ancora non sono arrivate da Sephora, perché io vi ho parlato di Tarte la prima volta, se va bene, circa 3 anni fa. Quando Tarte in Italia, le best beauty guru, non sapevano manco probabilmente che esistesse. L'unico prodotto che conoscono è il correttore che era di tendenza, quindi l'hanno comprato. Questa comunque la comprai io e questa me la regalò la mia amica Gloria. Ora vabbè, sono light perché sono 3 anni che ce l'ho, le ho usate, riutilizzate. Questa si chiama Tarte East Pro ed è più bella della Tartelette, che appunto si chiama Tartelette, che è anche specchiata, quindi si vede una ciappa. Ho fatto anche un'altra versione di Tartelette, o Tartelette, insomma, chiamatela come vi pare, più calda. Questa ha colori tendenzialmente freddi ed è fatta così. Ha colori, diciamo, neutri, chiari, medi e anche scuri, per lo più sul malva rosato. Tendono tutti al rosato e al malva. La qualità di questi ombretti è pazzesca, sono veramente setosi. 3 anni fa, quando li ho provati, sono stati, credo, i primi ombretti dalla texture burrosa che ho provato. Quindi, visto che mi avete chiesto un parere su Tarte, ma Tarte è arrivata una sola palette per ora, ma Tarte ha fatto dei prodotti fighissimi che spero arriveranno anch'essi da Sephora Italia. E niente, questa invece è l'altra palette. Ha questa striscia di ombretti duochrome shimmer. Questi sono tutti matte. Io per questo all'epoca amavo queste palette perché erano per lo più matte. Questa anche ha un odore particolarissimo di cioccolato, tipo la cioccolata di Too Faced, però cosa più buona. Le ho usate tantissime, no, non so se si vede. Questo è praticamente quasi bucato il beige. E anche qui abbiamo tendenzialmente un qualcosa che va più nel freddo che nel caldo. Questa palette comunque ci sia già qualche colore più caldino e più neutro. Niente, io amo come brand Tarte, sono anni che ho questi prodotti di Tarte e credo che la qualità dei suoi prodotti sia top. Almeno quelli che ho provato, queste qua che ho provato. Primo prodotto, Hourglass, o Hourglass, insomma, pronunciatelo come vi pare, siamo in Italia, io non vi giudico. Questo nella fattispecie il colore che ho in colorazione Smoke e si chiamano Scattered Light Glitter Eyeshadow. Allora, diciamo che mi è piaciuto tantissimo. Allora, diciamo se il suo prezzo fosse stato massimo 15 euro, sarebbe stato uno degli ombretti migliori in crema cream to powder che io possegga, ma costa sui 28-30 euro, quindi sì, lo metto comunque nei prodotti top perché è un prodotto che mi è piaciuto anche se all'inizio non riuscivo ad applicarlo al meglio. Però guardate la luminosità, però il prezzo è alto, quindi voglio dire. Lo amo da solo su tutta la palpebra mobile, ha una consistenza, una texture particolarissima perché è in crema, però poi diventa polveroso una volta sfumato, questo è il colore sbocciato.
Quando vai di fretta, vuoi fare un look luminoso con, ripeto, un po' di marrone, un po' di violetto malva nella piega, insomma, classici colori neutri da piega, ti sei fatto un look pazzesco perché ha una luminosità pazzesca. Paola P. Già vi ho fatto un get ready circa un mesetto fa dove testo alcuni dei nuovi prodotti Paola P. Io non mi ricordo se questo prodotto già ve l'ho promosso, già l'ho inserito nell'ultimo video prodotti top, onestamente. Ma al di là di questo, visto che siete spesso distratte e mi fate sempre le stesse domande, mi perdonerete se già ve ne ho parlato. E il cheesecake di Paola P, appunto, eyeshadow numero 1. Questo prodotto è veramente di una particolarità, ragazze. Io non so se si vede, praticamente è tipo un crema, vedete cola, inizia a colare. Però una crema comunque densa, cioè non è tipo acqua. È un prodotto multiuso, nel senso che si può usare come blush, come ombretto, sulle labbra non saprei, però insomma sicuramente come blush e come ombretto. È pigmentatissimo, ora guardate quanto poco ne ho preso, guardate che pigmentazione. Le campane che ci assistono. Bellissimo perché è un pesca ma con una punta di corallo, perfetto per questa stagione. E assolutamente ha una durata ottima, ragazze, come blush veramente fantastico, però dovete prenderne veramente poco, se no è un attimo ai che ti sorridono i monti. Un prodotto che mi è piaciuto tantissimo e che nell'ultimo periodo, prima di smettere di iniziare a truccarmi, ho utilizzato tantissimo è Dear Teddy di MAC, una delle ultime collezioni, è uscito un paio di mesi fa. Ed è un colore che lo vedi e dici, ma che è sta banalità? Cioè, ma io non lo so, 20 euro un ombretto alla faccia della crisi, è bellissimo. Bellissimo, perché poi sull'occhio fa un effetto fumoso, questo fumoso smoky da solo praticamente. Senza che tu faccia uno smoky, sembra che hai uno smoky perché ha questa fumosità, mi viene da dire, ma probabilmente non è esatta la parola. E poi ha un colore particolare perché apparentemente sembra un marroncino ramatino. Poi una volta swatchato e applicato, vira quasi al borgogna, borgogna proprio soft, non so come spiegarvi, quindi anche questo è un passepartout. Guardate poi quanto è pigmentato, se l'ho preso con due dita perché sono scema. Questo prodotto, passiamo alla skincare, anche se sì, ci sono due altri prodotti di makeup, è Aromatica Rose Absolute First Serum Anti-Aging e Brightening per pelli secche, rughe, insomma antirughe. Allora, ragazze, io sapete che Yes Style ogni mese mi sta mandando un sacco di roba skincare e sto amando bene o male tutto. Quindi poi magari prossimamente vi parlo anche di altri prodotti skincare perché ho tanta roba che sto provando. Questo siero è una delle cose più fighe che io abbia mai provato. Nel senso che fa veramente qualsiasi cosa. Illumina, idrata, rende la pelle morbida, distende le rughe. L'unica cosa che non fa, ma perché proprio non è il suo, come dire, non è il suo scopo, se cercate qualcosa che pulisca i pori, cioè non è un detergente, è un siero. E questo siero appunto per chi ha pelle secca, sempre spenta, disidratata, è il siero della vita. Io l'ho amato, lo sto amando, lo uso veramente pochissimo, anche se sembra apparentemente gelatinoso, ma poi una volta messo in viso diventa liquido, quindi basta veramente una quantità piccolissima. E vi ricordo tra l'altro che su Yes Style, con questo codice che vi lascio qui in sovraimpressione, mio Dio, sembro Mac, buongiorno, avrete diritto a uno sconto del 10% su 49 dollari di spesa minima. E sempre come la gente vuole che uno specifichi quando è una sponsorizzazione, ci tengo sempre a specificare che questa non è una sponsorizzazione, nel senso che io non vengo pagata in base ai vostri acquisti. Anche qui non mi ricordo se ve ne ho parlato, rossetto liquido Hollywood Lips di Charlotte Tilbury. Io ne ho due, in questo caso Showgirl, che è il mio preferito tra i due che posseggo, perché è un nude ma ha quella punta malvina dentro, poi non è chiaro, è bello scurettino, scurettino, nel senso è un nude scuro ma rimane sempre un nude. È bellissimo, ragazzi, non mi viene voglia di mettermelo perché per tutti i giorni, anche qui, questa è la mini size, probabilmente comprerò la full size perché terminerà breve. Non è no transfer, quindi è un rossetto liquido che si opacizza, sì, ma rimane comunque transfer. Mi piace la formula, è tipo mousse, non secca le labbra, dura tanto, adoro, adoro, adoro i rossetti liquidi di Charlotte Tilbury. Moon Shot
è un fondotinta Couchon, anche questo mi ha inviato Yes Style, già avevo fatto il video haul. È un fondotinta Couchon come tanti all'apparenza. E anche questo coreano, made in Corea, la colorazione 201, un po' chiara per me. Oggi ho questo sul viso, con una sola passata, non ho nient'altro. Ho le sopracciglia oscene, il capello che è il colera, già mi ripeto perché già l'ho detto nell'ultimo video. Non ho rossetto, non ho correttore, non ho mascara, non ho ombretto, non ho niente. Ho voluto però applicare comunque un velo di questo fondotinta, giusto. Questo chi mi segue e mi ha vista per esempio nell'ultimo video senza fondotinta vedrà la differenza. È minima, nel senso che è come tutti i fondotinta Couchon, un fondotinta leggero, idratante. Quando lo applico sembra di mettere una crema dalla texture, dalla sensazione che ho in viso, c'è cioè la sensazione fresca tipo di quando ti metti una crema. Ha una profumazione personalmente poi è de gustibus, però che io adoro. E mi dà esattamente l'effetto che io voglio, perché voi sapete che sono un amante dei fondotinta leggeri, non effetto Instagram, un po' vuoi che ho la pelle secca, quindi se mi metto 8 kg di stucco in faccia sembro crepata e faccio schifo più di quello che faccio da struccata. L'unica pecca di questo fondotinta è che è un po' chiaro per me, e anche quello che mi avevano inviato l'altra volta, che però avevo messo nei video prodotti flop, l'altro Couchon che mi ha inviato sempre Yes Style un paio di mesi fa, non mi piaceva, è una durata pessima. Questo rimane comunque una durata accettabile, nel senso che se devi stare fuori casa 2 o 3 ore va bene un aperitivo, una commissione, ma se ci vuoi andare a ballare, ci vuoi andare a una cena lunga, vuoi andare magari la mattina per andare a scuola, ok, se c'è un part time, già se è un lavoro full time non ti dura fino a tutto alle 8 ore lavorative. E come vedete è anche bello luminoso, non l'ho settato neanche con la cipria e mi piace, mi piace. È però appunto un fondo per chi ama il genere, poi amo il pack sinceramente. Siamo arrivati alla fine anche di questo video. Ci vediamo domani con un video prodotti flop. Grazie per avermi seguite. Grazie per avermi seguita e alla prossima.